Allora, Luigi Borri, fra l'altro, appunto, abbiamo detto, presidente di Industriali Senese dal 2005 al 2009. Beh, insomma, la Banca Centrale Europea dà un giudizio che in qualche modo sul piano del patrimonio quantomeno è una sorta di promozione, ma dice anche andate avanti sull'aggregazione. Qual è il tuo parere? No, sai, il problema di questo livello di processo è stato fatto da diverso tempo a questa parte, quindi da messa in sicurezza, risanamento e poi fortificazione da un certo punto di vista, perché il messaggio implicito è sì, va bene, ok, siamo sulla strada buona, però da soli non ce la fate. Ecco, io penso di capire questo come messaggio un po' nemmeno tanto subliminale della Banca Centrale Europea. È chiaro che il processo di rafforzamento deve avere un partner e deve avere un soggetto altrettanto importante, altrettanto solido, altrimenti, come si dice dalle nostre parti, non si è fatto niente. Il mio giudizio, la mia idea, sai, credo che anche questo sia un processo irreversibile. Nel momento in cui tu non riesci in qualche modo a autodeterminare il tuo futuro, perché non hai più le capacità né patrimoniali né degli asset né degli indici di bilancio da poterti proporre sul mercato in maniera autonoma, è normale che tu debba cercare degli alleati. E il fatto di trovare degli alleati chiaramente implica anche dei problemi a livello italiano, perché Monte dei Paschi è una delle prime banche italiane, la terza banca italiana, certo, credo, per cui ci sono anche problemi di concorrenza, quindi bisogna che questo processo passi per forza tramite la Banca Centrale Europea e tramite Banca d'Italia, trovare giusto equilibrio fra una banca di dimensione nazionale e forse qualche partner estero che possa aiutare in questo processo di risanamento completo il Monte dei Paschi di Siena. Ecco, ma la nostra città, la nostra provincia, Siena, la Valdelsa, insomma la provincia di Siena, l'ha capita che adesso c'è bisogno proprio di un sistema economico del tutto diverso, del tutto nuovo? Ma io onestamente, sai, io l'avevo capita fin da tanto tempo fa, ma non perché io sia particolarmente intelligente, perché io sono valdelsano, che è un po' diverso. Cioè io non ho mai avuto, o ben poche volte ho avuto, la possibilità di vivere in un'economia assistita come per tantissimo tempo ha vissuto Siena. Siena è stata fortuna di Siena, è una cosa, è anche un grandissimo più che aveva Siena, il fatto di poter vivere tranquillamente senza bisogno nemmeno di potersi confrontare con il mondo esterno, perché qui c'era tutto e qui. Ma in Valdelsa questa cosa non c'è mai stata, perché sì, c'è stato l'aiuto del Monte dei Paschi di Siena, però non è mai stato un assistenzialismo come è avvenuto qui a Siena, perché va detto le cose come stanno. C'è stato sì, ci sono stati degli incrementi, ci sono state delle facilitazioni, ma non un assistenzialismo nudo e crudo come è avvenuto da queste parti per decenni e decenni e decenni. Basti pensare che la Valdelsa, così come la parte a sud della provincia di Siena, sono stati gli unici soggetti che hanno portato avanti delle realtà imprenditoriali. Siena è stata per tantissimo tempo, non voglio dire terreno di conquista, ma diciamo terreno di mercificazione da un punto di vista imprenditoriale. Memoria mia, ho conosciuto pochissimi imprenditori senesi. Gli imprenditori sono valdezzani, fiorentini, di Sinalunga. Eh sì, l'autosufficienza assistita, questo è stato il male vero, no? Ma secondo me nemmeno un male, perché se uno c'è, perché non sfruttarlo? Cioè, dico io. Ma vedi, il problema magari è se sfruttarlo male, questo è il punto. Perché io sono andato via da Siena per lavorare fuori nel 1995 e sono riapparso ora, diciamo, da un paio di anni, ma sempre lavorando fuori, qui collaboro, diciamo, anche come direttore, perché è meglio. Dico, ma ho sempre visto che poi tutti questi soldi che arrivavano non venivano sfruttati. Il fatto è che quando è smesso, come dire, il rivolo dei soldi della fondazione, non erano stati sfruttati bene questi soldi. Lo si vede dal fatto che il comune era indebitato per 120 milioni di euro, scesi adesso a 85, eccetera, eccetera. L'università era in un mare di debiti, tutti erano in un mare di debiti. Cioè, voglio dire, quindi è stato proprio un processo terribile. Ma il problema è un problema di atteggiamento. I soldi, quando ci sono, puoi fare due cose con i soldi: li puoi investire o li puoi spendere. La sera sono stati spesi, non sono stati investiti. E qui il problema è tutto qua.
Cioè, quando uno li prende per sé e li spende, poi dopo non sperare che poi ritornino. Cioè, ritornano se li investi bene. E qui molto probabilmente è stato fatto un po' di confusione fra l'investimento e la spesa. Ecco. Io fra l'altro ho l'impressione che siano stati spesi anche per acquistare un bene particolare, che si chiama consenso. Cioè, ho l'impressione che siano stati spesi anche per garantire un sistema clientelare in termini di voti di scambio, di assunzioni effettuati a comando, il tutto poi si traduceva in voti. Questa è una mia impressione. Ma abbastanza condivisibile, perché poi la storia parla chiaro, perché questo è avvenuto. Dico soltanto che magari bisognerebbe fare un po' attenzione adesso a fare, come si può dire, dei processi sul passato, quando ci sono tantissime persone che ora in questo momento stanno parlando e stanno discutendo, ora lo leggo un po' sui giornali, certo, quando in realtà sono stati artifici del passato, per cui questo lo trovo molto, magari una parola detta da qualcuno che non ha mai fatto parte di un determinato tipo di consesso, sistema, come lo vogliamo chiamare, forse ha più valore di chi ora in questo momento si erge a paladino della legalità, quando molto probabilmente, cioè, insomma, ha partecipato in maniera diretta e decisiva anche spesso in delle scelte che sono state molto molto discutibili, tutto qua. Ma in quegli anni lì, dal 2005 al 2009, quando eri appunto presidente dell'industria senese, si avvertiva che qualcosa stava crollando? No, ma non crollare, no, assolutamente. Si avvertiva da diciamo da soggetto quale sono sempre stato io, vale a dire da soggetto imprenditoriale, che poco o niente aveva a che fare con Siena. Si avvertiva questa mania da onnipotenza che pervadeva tutto questo sistema, diciamo, di relazioni e anche finanziarie, perché voglio dire, sembrava quasi che Siena si autoassolvesse tutte le mattine che si svegliava. Cioè, non c'era bisogno di confrontarsi con il mondo, non c'era bisogno di parlare con nessuno, noi siamo qui, gli altri se vogliono venire vengano, altrimenti. E questo è forse stato l'errore decisivo, nel senso che siamo passati da una fase dove noi non sa bisogno di nessuno a una fase dove, e la BCE lo sta dicendo, voi avete bisogno di tutti. Forse, cioè, in questo se era stato utilizzato un giusto mezzo, molto probabilmente negli anni passati, oggi Siena non si troverebbe in queste condizioni. Molto probabilmente sono stati fatti, sì, anche quello che dicevi prima te, Daniele, il fatto che ci siano stati dei rapporti di potere che sono stati mantenuti anche con, diciamo, la mercificazione di alcuni valori che forse non era opportuno mercificare in quel preciso momento. Ma fare però un processo oggi a quello che è successo. Mi ricordo, dal 2005 al 2009 erano anni dove si parlava poco di sviluppo, quello sì, e si parlava tanto a mantenere le situazioni così come erano. Forse sicuramente alcune scelte sono state sbagliate. Non so, però, vedi, però il vero problema di Siena, anche in questo momento, è che non viene data una risposta al perché è stato fatto questo, viene dato, più che altro si tende a cercare di capire chi ha fatto, no, la domanda è un'altra, perché è stato fatto, chi è un tramite, un soggetto molto probabilmente più debole di altri, che si è in qualche maniera, che si è dichiarato disposto a fare determinate cose, ma il problema vero è perché è stato fatto, e rimuovere questi perché, questo è... Cioè, non ricascare nel tranello e non ricascare nell'inganno fondamentale, questo è il punto. Allora, noi ringraziamo Luigi Borri di essere stato con noi. Io ringrazio te, anche se mi ha fatto parlare più del Monte dei Paschi e della Francia. Quindi ci sono caduto nella rete, certamente, giustamente, e quindi mi devi rinvitare a parlare della Francia. Perfetto, assolutamente. Bene, grazie. Ciao. Allora, noi andiamo subito all'aggiornamento delle news dalla redazione. Susanna Guarini. Grazie Daniele, so che tra poco parlerai di Siena Cambia, ma stamani è già arrivata una reazione alle novità di questi giorni ed è arrivata dal gruppo PD, che prende spunto dalle vicende della sanità per ribattere a Siena Cambia, appunto. Dice il gruppo PD di Siena: condivisione, dibattito e nuove idee per la sanità di Siena, ma nessuna morale da Siena Cambia. La sanità toscana è un modello di eccellenza che con coraggio sta intraprendendo un progetto di cambiamento.
i consiglieri rimandano al mittente in questo modo le polemiche di Siena Cambia che non lavorando, dicono, alla produzione di idee e contenuti, mira solo ad attuare una polemica strumentale ben lontana dalle costruzioni di un modello nuovo, efficiente, equo e sostenibile per la sanità regionale e senese. La critica, dicono ancora i consiglieri del PD, deve portare a nuove idee e non dare colpe. Non accettiamo morali da coloro che invece di produrre quelle famose idee di cambiamento si sono accomodati nella retorica, non producendo di fatto alcun segno, atto o idea capace di portare a reali benefici per Siena. E con questo penso che la polemica possa continuare, tirando la linea. Bene, grazie a Susanna Guarino e adesso andiamo subito per vedere un servizio di attualità politica, riguarda il cambio del nome di Siena Cambia da Siena Cambia a Siena Attiva, forse anche un cambio di linea. Alessandro Lorenzini. Da Siena Cambia a Siena Attiva. Il nuovo nome dell'associazione politica nata in appoggio della candidatura di Bruno Valentini a sindaco di Siena nel 2013, che adesso si propone di essere una forza propulsiva nell'azione di governo della città, una sorta di rilancio dell'associazione presente in consiglio comunale e che fa parte della maggioranza. Ascoltiamo il coordinatore Francesco Fasano. Un nuovo nome che identifichi come vogliamo muoverci, con attivismo ed energia. Come vogliamo con questo rinnovato impegno continuare nel lavoro di cambiamento e rilancio attivo della città, secondo il modello che ci siamo posti. L'associazione da oggi prende il nome di Siena Attiva. Cambia qualcosa anche in Consiglio Comunale. Il gruppo di Siena Attiva infatti sarà formato da Lorenzo Di Renzone, Fabio Zacchei e Pasquale Cappelli, eletti con Siena Cambia nelle ultime elezioni, e anche da Pasquale D'Onofrio, eletto invece con Selle e poi passato al gruppo misto. Non fanno parte del gruppo invece Alessandro Trapassi e Laura Sabatini, appoggiati in campagna elettorale dalla componente che fa riferimento ad Alberto Monaci ed eletti con Siena Cambia. Ho tracciato delle linee piuttosto chiare sulla condivisione del percorso. Ed è naturale a questo punto che i due consiglieri che facevi notare che mancano non siano a questo tavolo perché con loro non abbiamo condiviso il progetto, il percorso e come giustamente dicevi anche te, già immediatamente all'insediamento in Consiglio Comunale hanno preso un'altra strada, assolutamente legittima, ma noi andiamo avanti con la nostra coerenza e loro vanno avanti per la loro strada. Francesco Fasano ha risposto anche alle parole di Stefano Scaramelli, consigliere regionale del PD, che ha parlato di Siena Cambia. Vorrei dire che Scaramelli dovrebbe in questo momento, e credo che l'appello gli sia rivolto a tutta la città, pensare a una cosa molto importante che abbiamo messo in risalto ieri anche in Consiglio Comunale, ovvero la sanità toscana e quella che è la luce sulla sanità senese. Lui rappresenta questo territorio, è in grado di farlo visto che occupa una posizione importante all'interno dell'assetto regionale, avrei piacere che riuscisse a mantenere le condizioni di baricentro sanitario della sanità senese. E allora, abbiamo visto questo servizio, che cosa accadrà lo scopriremo solo vivendo, certo è che questa associazione, che un tempo è stato il cavallo di Troia per far vincere le primarie a Bruno Valentini con il coordinamento e la regia di Fulvio Mancuso, beh insomma Fulvio Mancuso vice sindaco sta ancora diciamo molto vicino a questa associazione, chissà, chissà che cosa potrà accadere perché insomma pare di vedere una se non belligeranza, insomma un'attività critica più fertile da parte di questa associazione nei confronti della guida della città. Non chiedo niente su questo, a Peccato però, Luca, lo che so, qualcosa potevo a Luca dire. Furiozzi del Movimento 5 Stelle non è corretto commentare, no? Le Vabbè. scelte di altri quando non ci sono. Beh, Luca Furiozzi, Movimento 5 Stelle, noi abbiamo iniziato la nostra trasmissione col Monte dei Paschi, con questi misteri, con questa parola, insomma, tre lettere, York che tornano in campo sulle vicende della Banca Senese. E voi avete fatto una scelta di essere un po', come dire, protagonisti sulle vicende dello scandalo del Monte dei Paschi e della morte di David Rossi. Sì, sicuramente. Ma innanzitutto voglio ringraziarvi per averci concesso questo spazio. Speriamo che sia, come sta accadendo di recente, un nuovo meccanismo di relazioni con i media da parte del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli. Per quanto riguarda la vicenda che te citi, noi siamo operativi su questa vicenda dal novembre del 2007, diciamo un po' tutta la vicenda dell'acquisto farlocco di Antonveneta.
farlo coprire il Monte dei Paschi ovviamente, noi l'abbiamo seguito e poi il gruppo di Siena è cresciuto dietro a questa vicenda. Devo dire che abbiamo sempre detto la verità, abbiamo sempre detto cose che ora dicono tutti, purtroppo non è stato sufficiente a mettere la città in guardia e stiamo semplicemente concludendo questo rapporto, di questo percorso di approfondimento sulla banca. Devo dire che due cose sulla vicenda di Davide Rossi, che per noi è un evento tragico che però non è leggibile se non nel quadro complessivo della vicenda Anton Veneta. Questo è un primo punto molto importante, ne avevi accennato anche te se non erro nell'apertura di questa trasmissione. L'altro aspetto molto spiacevole e umano è che ci inquietava come movimento la solitudine della famiglia Rossi. Secondo uno schema di quello di chi viene isolato e poi colpito personalmente, che somiglia molto a certi paradigmi mafiosi, e sentire la nostra città sulla deriva di Scampia o della Calza ci faceva male al cuore, per cui abbiamo voluto testimoniare anche una vicinanza che è anche, voglio dire, affettiva, non tanto nel senso della conoscenza personale, ma far capire che alla famiglia Rossi, cioè alla famiglia in questo caso di una vittima, che la città c'è, che una parte della città è vicina e non si nasconde in questo momento. Prego. No, fra l'altro dico la dinamica, il suicidio era una vicenda che faceva comodo a tanti in questa città, che fosse un suicidio. Faceva comodo a tanti e temo che ancora lo faccia. Devo dire che a questo punto, grazie a tutta una serie di approfondimenti che sono stati fatti, diciamo nell'ultimo anno, da giornalisti coraggiosi, fatto molto anche te a questo livello, a livello politico credo che si sia esposto su questa vicenda nel modo in cui lo meritava solo il Movimento 5 Stelle, ma detto questo è una vicenda in cui appare sempre più chiaro che l'opzione del suicidio è veramente una opzione molto fantasiosa, diciamo, ci vuole un grande sforzo per credere all'ipotesi del suicidio. O comunque che, come poi, per scelta come sempre autonoma, direi finalmente saggia, della Procura di Siena, meritevole di essere riaperto come caso di essere, diciamo, quantomeno riapprofondito. La riapertura del caso lo consideriamo il minimo sindacale, poi i coinvolgimenti personali per quel tanto, per quel poco che abbiamo visto, vanno in direzione completamente opposta. Noi pensiamo che non si tratti sicuramente di un suicidio. Allora, veniamo insomma alla politica. Il Movimento 5 Stelle a Siena ha un posizionamento in un certo modo, diciamo dal punto di vista del risultato elettorale è pregresso, però adesso i sondaggi dicono che il Movimento 5 Stelle, insomma in tutta Italia 25%, 28%, queste sono le cifre. C'è chi dice che però Siena è una città particolare, no? Lo sappiamo, il clientelismo che ha imperato negli anni dello scempio ha fatto sì che certe convinzioni politicamente radicate in virtù di questo clientelismo si spostano meno, no? Che rispetto ad altre realtà. E, come dire, i 5 Stelle alla luce di questo che ragionamento fanno in vista delle future amministrative che a mio parere ci sono tra 3 anni e non subito, come tanti dicono. Ti dirò che sono d'accordo, iniziamo da questo, sono fra 3 anni e 2 anni e mezzo insomma, certo. E dirò anche perché va anche detto il perché. Io la mia posizione su questo, quella del Movimento, voglio dire, è che finché non si incasseranno un po' di prescrizioni difficilmente il PD a Siena rimetterà in palio la poltrona del sindaco, perché è un rischio inutile che nessuno vuole correre, sto parlando del PD, quindi anche secondo me tutti questi movimenti che ci sono, magari poi ne parleremo, servono semplicemente ad accorciare il guinzaglio di Valentini e poco più, ma non certamente da mettere a discussione con delle elezioni l'attuale sistema di potere, che è sempre quello di prima. Te parlavi di Siena cambia, io non voglio intervenire se non dicendo che il cambio della ragione sociale mi sembra proprio il minimo sindacale dopo quello che è successo. La posizione del Movimento è quella di un'estrema coerenza. Noi lo abbiamo fatto, ne abbiamo pagato un prezzo, perché l'elettorato italiano, la politica italiana, il dibattito politico italiano sembra essere riluttante e non capire quello che cos'è un percorso di coerenza, quello che invece in questo momento sta dando i suoi frutti al Movimento. Noi correremo da soli perché questa è la nostra natura, non abbiamo bisogno e non crediamo né nelle fusioni a freddo né nell'eterno ritorno dell'uguale di vecchi tromboni che tanto male hanno fatto alla città e tanto male vorrebbero continuare a farne. Non abbiamo di questi obiettivi anche perché il Movimento è aperto,
Noi facciamo riunioni una volta alla settimana dove non c'è bisogno di chiedere il permesso di entrare, tutti possono entrare e noi abbiamo una totale disponibilità a parlare con tutti di qualsiasi cosa sui nostri contenuti, per cui non abbiamo bisogno, come dicevo, di diffusione a freddo, ma abbiamo bisogno solo di gente che viene a confrontarsi con noi, perché le porte sono aperte e non chiediamo altro che di accogliere la parte migliore della città. Avete una buona sintonia di temi, mi pare, anche all'interno di una sorta di laboratorio che avete creato con, diciamo, Sinistra per Siena, il gruppo di Ernesto Campanini, eccetera. Ma come ti dicevamo, sui temi abbiamo sempre discusso e discuteremo con tutti, lo facciamo a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale, perché no? Perché la nostra natura è quella di cercare di proporre soluzioni per il bene della comunità a cui ci sentiamo di appartenere. Per cui discutiamo con tutti. Certo, bisogna capire poi che tipo di meccanismo può crearsi, diciamo, dal punto di vista elettorale nel momento in cui noi comunque abbiamo un nostro percorso, come ti dicevo prima, e intendiamo proseguire su questa strada. Come dire, la cosa migliore fatta dall'amministrazione comunale Valentini e la cosa peggiore? Abbiamo un po' di troppo poco tempo per trovare la cosa migliore. Non saprei. Provocatoriamente potrei dire che la cosa migliore è stato il sorriso un po' appresa in giro, però almeno quello. Ma toglierlo è stata la cosa migliore. Sì, metterlo e toglierlo. Quella è stata la cosa migliore. Volevo proporti semmai una cosa: vogliamo fare un gioco? Sì. Mi sentirei di dirti questo: di fare una specie di questi giochi che circola su internet, che il primo che dice smart paga dazio di 100 euro, perché non ne posso più di sentire la parola smart. No, io l'ho detto la volta scorsa in trasmissione. E mi dispiace, non ti avevo ascoltato. L'ho detto la volta scorsa, ho detto, guarda, non è tanto il concetto, no, di ciò che c'è dietro Siena smart, ma diciamo Siena intelligente. Cioè, sono completamente d'accordo, ma Maura Ricci ha consegnato addirittura una mozione su questo. Bisogna farla finita di usare parole anglofone, peraltro che nessuno conosce bene fino in fondo, perché poi c'è anche questo, noi le usiamo spesso in maniera sbagliata. Quando possiamo benissimo con la nostra lingua dire la stessa cosa anche meglio, e questa manipolazione del linguaggio poi è anche un altro tipo di meccanismo, che è quello che ti fa chiamare spending review semplicemente una riduzione di spesa o dei tagli lineari, ecco, cioè, chiamiamo le cose con il loro nome nella nostra lingua, sembra meglio, sembra, no? Più fico, sembra più cool, no? Poi c'è molto moda, no? Da Palazzo Pubblico c'è molto trendy, molto tendenza, no? Perché il podismo, cioè fare roba atletica, mettersi sempre in maglietta, parlare in inglese, sembra di essere tutti diventati improvvisamente cittadini newyorkesi, no? Che siamo in questa città che è molto appunto alla moda. Sì, direi che non è una scena più normale, ecco, ma è un'opinione. Direi anche che è sicuramente non con le chiacchiere che si esce dal provincialismo, ma con azioni concrete che non sono quelle di questa amministrazione. No, poi fra l'altro, sai, per uscire dal provincialismo bisognerebbe intanto non essere isolati nella terra dove viviamo, cioè la Toscana. E sappiamo bene che per le scelte geopolitiche che sta facendo la regione toscana, Siena in questo momento è il fanalino di coda. Hai toccato un argomento molto importante che ci sta a cuore. Anche l'altro giorno Michele e Mauro hanno presentato un'interrogazione su questo, sul depotenziamento della sanità senese, con una scelta in realtà un po' contro natura, che è quella di istituire la sede dell'ASL, delle macro ASL della parte sud della Toscana ad Arezzo, che mi sento di dire è una chiara marchetta elettorale pagata a un contesto che è l'aretino, che in termini di voti risulta più interessante per il presidente Di Rossi. Probabilmente vuole anche dire che il PD crede meno alla forza del PD in Siena, nell'area senese. Questa è l'unica forse buona notizia che possiamo trarre da questa appunto novità. Però è vero che c'è quello che io non esito a definire un attacco da parte del PD regionale alla nostra città, che probabilmente aveva un ruolo, naturalmente grazie alla banca, che andava al di là di quello che era il suo peso elettorale effettivo, e credo che la fine della banca, la fine della fondazione ce la stiano facendo pagare un po' in tutti i modi. Sì, anche perché dalla fondazione Monte dei Paschi, che distribuiva a destra e manca, c'erano svariati milioni di euro che prendevano sempre la strada anche verso Firenze, verso le attività soprattutto di comunicazione della regione toscana. Sì, questo è noto, come sai se ne è parlato, se ne parlerà anche nella commissione regionale d'inchiesta istituita proprio dal Movimento 5 Stelle in regione toscana, proprio perché effettivamente è stato notato che in tutte le operazioni finanziarie, anche
totalmente legittimi della regione toscana, le partecipate e via dicendo, la posizione del Monte dei Paschi come referente finanziario era del tutto predominante. Chiaramente con la fine di questo rapporto cambia tutto anche in termini geopolitici. No, fra l'altro ricordo grandi eventi, no, a Firenze organizzati dalla regione toscana in cui vedevi, introduce lì a quei tempi il presidente Claudio Martini, interviene Gabriello Mancini, presidente fondazione, dice che c'entra? Poi c'entrava sempre. Vabbè, abbiamo ragionato come sempre un po' a ruota libera in Piazza del Campo con Luca Furiozzi, rappresentante del Movimento 5 Stelle, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Allora noi andiamo avanti, il commento subito di Senio Senza. Buonasera, si riparla di decoro del centro storico, cosa buona. Che ci sia delle criticità, se ne sono accorti anche al PD, e usano la frase più volte sentita del cambio di passo, meno annunci e più fatti. Io che non sono un disfattista di mestiere partirò col dire cosa va bene all'interno del centro storico, poche cose ma importanti. Il divieto di transito alle auto, perfino le bici nel cosiddetto corso. La polizia nei giorni del palio, con squadre attive quasi per l'intera giornata, in particolare nel dopocorsa nella piazza del campo, in poche ore tutto torna pulito. La spazzatura delle strade, delle vie, dei vicoli a mano, recentemente riscoperta, affidata ai netturbini solitamente scrupolosi. Cosa non va? Tanto di più. Cartoni e spazzatura ritirati troppo tardi, idem per il rifornimento dei negozi. La sporcizia che rimane dopo le notti della Movida ed è rimossa solo il lunedì, la poca cura degli spazi verdi, le toppe di asfalto dove è presente la pietra serena, l'abuso di colonnini e paletti disincentivanti, la presenza ormai consolidata di troppe pizzerie che solitamente espongono con gusto davvero orrendo la merce, un turnover di insediamenti di grandi marche con la scomparsa di negozi e negozietti di imprenditori locali. Questo è un trend mondiale, purtroppo. Parcheggi selvaggi, talvolta resi indispensabili da chi abita in centro e pagando la gabella non trova posto. Le scritte sui muri, specie se freschi di restauro, che sta diventando una moda davvero spregevole. In fortezza, nella parte d'ingresso coperta, da sempre c'è di tutto. Fine dell'analisi, piuttosto scontata direi. Cosa fare? Talvolta a chi invoca misure si risponde con «mancano i soldi». Io dico che bisogna trovarli, perché il degrado sta avanzando in maniera inaccettabile e, tra l'altro, offriamo un'immagine che danneggia l'unica nostra industria, il turismo. Tenere pulito il centro compete a chi amministra. Oltre al bollino a posto sui sacchi non conformi, occorre trovare il modo di elevare sonore multe. Ma anche, compete la pulizia del centro, a chi il centro e la città la vive. Migliorare la viabilità nelle zone limitrofe e nella ZTL può non essere impossibile, una presenza anche notturna di operatori dell'ordine pubblico è indispensabile, ma c'è da fare i conti con le risorse umane ed economiche. La segreteria comunale del PD sollecita, forse a se stessa, la rinascita delle antiche botteghe e il recupero dell'artigianato. Si chiude la stalla quando i buoi sono già scappati. Non si improvvisano nuovi artigiani, ma si doveva a suo tempo invogliare quei pochi esistenti facilitando l'assunzione di ragazzi di bottega tramite sgravi fiscali ed altri aiuti. Questo non è stato fatto. Temo che questa nostra storica attività stia inesorabilmente morendo e le parole suonano un po' come vuoti slogan. Sburocratizzare gli adempimenti per l'apertura di nuovi piccoli insediamenti produttivi, questo se si vuole si può fare. Per la cura degli spazi verdi in alcuni comuni, specie del nord, si è provveduto con l'utilizzo di immigrati. Ignoro quanto questo sia possibile o meno in base alle leggi, ma sembra una buona idea. Questo ed altro è auspicabile, ma fondamentale è riscoprire tutti una coscienza civica che si è persa nel mare sporco di una società degradata. È difficile, ma si può. Ognuno di noi offra un piccolo esempio senza attendere sempre che siano gli altri a migliorare la qualità della nostra vita. Se volete, ci vediamo la settimana prossima.
Bene, allora la commentatrice della settimana, il direttore di Siena News, Catiuscia Baselli. Buongiorno Catiuscia. Allora io direi di vederci subito un servizio sulle decisioni della giustizia paliesca che sono arrivate appunto in settimana. Vediamo. Un palio di squalifica e una censura all'Onda, una deplorazione e una censura alla Torre, una deplorazione a testa per Nicchio e Val di Montone, una munizione a testa per Giovanni Azzeni, detto Titia, e per Walter Pusceddu, detto Bighino. Queste le decisioni della giunta del Comune di Siena in merito alla carriera del 17 agosto scorso, come per le sanzioni di luglio. Anche in questo caso la giunta ha modificato le proposte dell'assessore Paolo Mazzini. In particolare è stata trasformata una deplorazione in censura sia per la Torre che per l'Onda. Per il palio del 2 luglio del 2016, comprendendo anche le sanzioni di luglio 2015, saranno squalificate Val di Montone d'Onda. Per la contrada di Via dei Servi, squalifica anche per agosto 2016. Per i Fantini, ricordiamo la squalifica di 10 pali per Massimo Columbu, detto Veleno, e uno per Andrea Mari, detto Brio. Capisci, io non ho voglia di commentare le decisioni della giustizia paliesca. Ah, guarda, dillo a me. Anche perché insomma ci siamo già prodigati in quello, cioè quando sono uscite le proposte di sanzione da parte dell'assessore delegato, io ho fatto un mio ragionamento che ho visto poi è stato un po' condiviso da tutti. Credo che insomma ci sia un bel risvolto politico dietro a queste decisioni paliesche, che è qualcosa che poi io sai come la penso, vorrei tanto che il palio fosse lontano dalla politica, invece proprio non ce la facciamo, vogliamo riuscire in tutti i modi a rovinarci anche la nostra festa. Tra l'altro c'è tutte le dietrologie, ora l'assessore Paolo Mazzini va via, ora lo mandano via, secondo me non cambierà niente. Forse non cambierà niente, ma di sicuro un bel servizio non gliel'hanno fatto all'assessore Paolo Mazzini. No. Questo va detto, perché comunque a memoria mia, ora io non è che ho 70 anni per carità, però insomma ormai sono più di 20 anni che scrivo anche di palio eccetera, non ricordavo di insomma una giunta che avesse modificato così tanto le proposte di sanzioni. Ti avevi memoria di questo? Non avevo memoria, cioè, anche perché io ho cancellato tutto dalla mia mente negli anni sono stato fuori. No, beh, comunque magari una deplorazione o una ammonizione per i Fantini eccetera, però un cambiamento così radicale credo sia una bella stilettata lanciata all'assessore. E insomma, francamente, forse era meglio se qualcuno ne avesse parlato prima, no? Allora, vabbè, sì, forse sì. Poi torniamo a parlare, andiamo a parlare di altre cose. Rimaniamo un attimo al palio perché Susanna Guarino è andata alle previsite. Perché oggi, per fortuna c'è un bel sole, 28 novembre, iniziano le previsite. Perché c'è, come dire, il controllo sulla morfologia dei nuovi cavalli che aspirano alla Piazza del Campo. A me questa cosa piace perché, come dire, d'inverno con un freddo così siamo assillati da tante cose, in qualche modo possiamo riparlare di palio, il che forse consola un po', o forse no. Insomma, vediamo Susanna Guerra. Il colonnello Guido Castellano questa mattina al Ceppo per questo primo appuntamento, un prologo al protocollo. Questa mattina i cavalli che sono da misurare, portati dai proprietari, che devono decidere nella maggior parte dei casi se acquistarlo o rimandarlo, a renderlo al mittente. Che cavalli avete visto? Come li avete trovati? Ma, diciamo, innanzitutto abbiamo un 34, mi sembra, sì, 33-34 cavalli, quindi un bel numero. E finora quelli che abbiamo visto sono più o meno quasi tutti nei criteri, insomma c'è chi è più vicino al tipo, chi meno, però diciamo sono abbastanza validi, ecco. Quindi penso sia una cosa, un'iniziativa che, come sapete, già è stata effettuata l'altra, un'iniziativa insomma già adottata l'altro anno, ed è un qualcosa che va incontro insomma ai proprietari per far sì che non spendano energie e tempo magari in cavalli che poi non risultino idonei più avanti nel corso dell'anno, insomma. I proprietari hanno scelto tutti i cavalli giovani o c'è anche qualche cavallo più grande ma da verificare con le misure? Dunque, la maggior parte sono tutti i 3 anni che entrano nei 4, c'è qualcuno che dai 4 entra nei 5, mi sembra finora soltanto uno che è di 5 anni, insomma. Quindi sono quasi tutti i cavalli giovani che fanno ben sperare, insomma, per il futuro. Voi, equipe veterinaria, cosa auspicate per la preparazione al palio di quest'anno? Beh, insomma, preparazione dal punto di vista atletico per i cavalli, beh, insomma, le solite cose, insomma, una buona alimentazione, un buon lavoro, e questo, insomma, un buon addestramento. Sarete presenti alle prove che verranno fatte?
Beh, come il solito, noi diciamo le prove Mociano e Monticiano sicuramente saremo presenti per valutare i cavalli anche dal punto di vista dell'addestramento, quindi dell'adattabilità sul circuito. Ha detto la parola magica Mociano. Mociano quanto è importante nella preparazione di questi cavalli? Mociano sicuramente è importante perché ti dà un qualcosa in più rispetto a un allenamento su una pista che non abbia quella forma, insomma, quindi è importante sicuramente, è importante per affrontare le curve, insomma. Ho detto, Catiuscia, prima di questo servizio, il fatto che possiamo anche concentrarci su cose come queste, i cavalli, se ritorna a parlare di palio, è un bene. Poi ho detto però no. Cioè non è un bene o no? Allora, è un bene da senese, e da Contradaiola ti dico è un bene, perché si vorrebbe comunque ragionare di palio, perché bueno, insomma, è un patrimonio, vita, patrimonio che ci appartiene proprio nelle radici, nel sangue, eccetera, quindi è chiaro che è un bene. Certo, magari se uno pensa poi a quello che succede quotidianamente, a quella che è la vita di tutti i giorni, dice vabbè, magari parlare meno di palio e parlare più di cose serie forse sarebbe più importante. Insomma, poi già c'è stato un grande cambiamento, dopo, torniamo sempre lì, dopo la crisi del Monte dei Paschi, ovviamente tutte quelle risorse che erano destinate al protocollo, che aveva fatto raggiungere dei grandi risultati, sì, ma anche lì edulcorati comunque da tutto questo giro di economia assistita che in quel caso riguardava proprietari, cavallai, eccetera. Certo, come in tutti i tempi di crisi è rimasta la qualità, no? Cioè tutti quelli che si improvvisavano magari per prendere il contributo cavallai della situazione forse sono stati messi un po' alle prove, come si dice, ma questo privilegia appunto la qualità. Però credo che in questo momento la città si dovrebbe concentrare più su altro, nonostante sia bello sentir parlare di palio e di cavalli, nonostante ci siano le inguaribili come Susanna Guarino che anche a novembre vanno a vedere le previsite, ma non ci vuol più nemmeno a giugno perché mi fa fatica alzarmi alle 6. Comunque è bello parlarne, ma parliamone con grande giudizio. Allora, io volevo parlare di questa tua riflessione sulla... se non sbaglio era tipo una città senza palle. No, ma si riferiva alle palle rubate di Carlo Pizzichini. Sì, vabbè, poi sapete che io non ho grossi, cioè non ho mezze misure. Quando dico una cosa, insomma, sempre con ironia, e spero la gente la colga, non voglio offendere nessuno. Però, insomma, ho risposto un po' a quello che l'artista ha detto, perché va ricordato che Carlo Pizzichini ha subito un altro furto quando espose queste palle, queste sfere colorate a Bagno Vignoni, era il 2013 se non sbaglio, furono rubate anche lì, tant'è che l'artista ha detto, vabbè, evidentemente, facendo riferimento a cose di cui abbiamo già parlato, la cracking art con tutti gli animaletti colorati, eccetera, disse, vabbè, probabilmente a Siena piacciono più le palle che gli uccelli. Effettivamente perché è vero, perché nessuno nemmeno un piccione durante i giorni. No, l'hanno un po' rovesciato. No, te l'avresti rubato. Le lucertole non c'erano, c'erano rospi, piccioni, pesci. No, io devo dire che a casa ho una splendida scultura di Carlo Pizzichini che mi è stata regalata nella mia contrada. E come dire, avessi una cassaforte la metterei lì dentro, perché se mi rubassero quello proprio mi girerebbe le scale. Come se a me rubassero il palio di Carlo Pizzichini che ho nel mio museo, insomma. Esatto. Quindi ho un legame particolare, al di là del fatto che apprezzo comunque l'artista, mi è sempre piaciuto, però insomma sembrano quasi furti su commissione, no? Perché ma queste palle erano libere di ruotare, sì, lui le aveva portate via anche, ma erano credo fissate con un perno, non lo so, per star fermi ovviamente dentro a queste aiole, però sono cose colorate, arte, poi ci sono, vabbè, è questione di gusti, ovviamente l'arte è questo, tanti possono non approvare, però comunque davano colore, insomma, ma Ponte di Malizia, oltretutto, scomodo non facevano, secondo me, non è che brilli per bellezza, ecco la zona. Quindi. Tu che sei, oltre che una giornalista, anche come dire, una giovane donna che vive, che esce, che ha relazioni sociali, che va a cena, eccetera, eccetera, che ha tanti amici ed amiche. Sì, avrei qualcosa da ridire in merito. Perché non hai amici e amiche? No. Allora, giovane ormai, a forza di no, che sono vabbè, giovane, dai, sono vecchia. Ma giovane, vabbè, dai. Vita sociale. Una volta all'ambasciatore americano che venne ad una iniziativa a Firenze, io seguivo, senti il solito assessore, no, che diceva perché noi dobbiamo dare spazio ai giovani imprenditori cinquantenni. L'ambasciatore, quando l'ha andata in vista, mi disse, scusi, come prima cosa, io devo dire che a 50 anni non si è giovani. Ecco,
intendendo che in America, insomma, i giovani no, sono invece giovani, secondo me a 50 anni sei giovane. Sì, era una battuta. E invece noi siamo cosa che non è una battuta è che da quando ho preso Siena News e ne sono direttore, vita sociale non ne faccio. Ah, io arrivo, non ho più una vita sociale, questo volevo arrivare a questo, nella cerchia dei tuoi amici e amiche. Sì. Quante volte avete ragionato insieme del fatto che siamo capitale italiana della cultura? Allora, ne abbiamo ragionato perché molto, rido perché dipende, cioè, in base agli amici con cui mi relaziono ho varie ovviamente sfaccettature e varie opinioni, e questo è il bello. Parli ovviamente della capitale 2015. Sì, no, il capitale della cultura lo siamo. Poco smettiamo. Esatto, esatto. Allora, ne ho parlato spesso, Allora, questa è una notizia, però allora, se ne avete parlato sì, spesso. Ma tra amici se ne parla, poi sai, frequenti sempre persone, sei portato a frequentare le persone con cui puoi relazionarti, non con quelle con cui non hai niente da dire. Quindi ovviamente qualcosa che riguarda sia la capitale della cultura, per chi lavora nell'ambito giornalistico, eccetera, ne parli, non c'è verso, bene o male, come diceva Oscar Wilde, ma ne parli. Non è un qualcosa, ma questo sono io la prima a dirlo, siamo sempre lì. Va bene parlare di cultura? Io, Catiuscia, come altri miei amici, quindi gente di 35, 40 anni, 45, cioè la fascia d'età, avremmo investito in altro modo i soldi destinati alla cultura. Ci sono state tutta una serie di cose che comunque non sono state molto gradite o apprezzate, perché qui ci siamo fissati molto sull'arte contemporanea, e per carità, si parla comunque della cultura contemporanea, ci mancherebbe altro, però credo io avrei investito molto più sul legame fra contemporaneo e tradizionale, no? Cioè avrei creato un legame che poi credo potrebbe essere il punto di forza di questa città, che non deve chiudersi in se stessa, perché altrimenti qui si chiude le porte, come il discorso della regina, no? Che si chiude le porte e si implode, perché poi succede questo, perché o siamo capaci di accettare le sfide, di stare nel mondo, oppure chiudiamo tutto e implodiamo dentro la nostra arroganza. Che poi è questo. Però un punto di, cioè un legame fra presente e passato, credo che sia davvero il punto di forza, ma quello che poi ha sempre fatto il palio lo insegna, cioè è sempre stato capace di adeguarsi, di evolversi in base al cambiamento della società. Non sono sicura che ci riesca ancora per molto se non siamo noi i primi a tutelarlo, questo sì. E per tutelarlo non intendo il consorzio, tutela del palio e quant'altro, parlo dell'amore vero. Che si ha per le contrade, perché se poi i senesi, i contradaioli per primi fanno la corsa a mettere video dei cazzotti, vuol dire che prima di tutto siamo noi a voler chiudere con questo, questo giochino. Allora, niente, io ringrazio Catiuscia Vaselli di essere grazie stata a te. Con noi. Mi ha fatto prendere un bel freddo, non ho capito. Freddo, cioè, lui si vuole mantenere. Spettacolare, scusa, bellissimo. Ho capito, ma è ghiaccio uguale. Ho capito. Vabbè, comunque, fa per mantenermi giovane, visto che il vostro direttore dice che sono una giovane donna. Esatto. Allora, noi andiamo subito a lanciare la pagina sport, Alessandro Lorenzini, con tutti gli avvenimenti del fine settimana. È una nuova domenica intensa per le squadre senesi. La Robur Siena di Gianluca Azzori affronta alle 15 di domani la delicata trasferta di Teramo dopo il pareggio nel derby con l'Arezzo di domenica scorsa. All'inizio della serie che porterà la squadra bianconera alla pausa natalizia, si apre dunque una fase importante per capire le reali ambizioni della squadra. Il tecnico Gianluca Azzori. Diciamo che inizia il mese di dicembre, a cavallo tra fine novembre e dicembre, dove noi abbiamo queste 5 partite, compresa quella di Coppa Italia, dove sicuramente dovremo sfruttarle per avvicinarci alla zona alta della classifica, e questo è l'intento sicuramente. Però, come piace a me, adesso l'unico pensiero che ho è quello di domenica col Teramo. Quindi questa settimana ci siamo preparati per quello che è questa gara, che sarà molto, molto difficile, perché loro sono una buona squadra, 3 anni ormai che giocano insieme, hanno lo stesso allenatore, l'anno scorso hanno fatto un campionato eccezionale, se poi pensiamo che sul campo hanno fatto più o meno gli stessi punti nostri, credo che ci siano tutti i presupposti per capire che domenica sarà una battaglia, sarà durissima per noi, perciò dovremo essere pronti a quello che ci aspetterà a Teramo. Si chiama Massimo Caponeri ed è la novità dell'Emma Villas Siena, che domani è in campo a Reggio Emilia.
La società del presidente Bisogno ha infatti deciso di sollevare dall'incarico di allenatore Romano Giannini e affidarsi appunto a Massimo Caponeri. Domani alle ore 18, sesto turno del campionato di Serie A2 di volley contro la Conad Reggio Emilia. Il nuovo coach Massimo Caponeri. Sicuramente rispetto al primo ho trovato una struttura completamente diversa, ovviamente, molto organizzata, ambiziosa, con delle idee abbastanza chiare su dove vuole arrivare. Quindi per me è un onore essere stato chiamato qua a cercare di riportare un attimo la squadra a dei risultati che merita, insomma. Chiudiamo con il basket, big match per la Mezzana 1871 che gioca in casa domani sul parquet del Palaestra alle ore 18 con la capolista Agropoli, neopromossa ma vera e propria rivelazione del campionato. Una bella sfida per la squadra di Ramagli che si è rilanciata con la splendida vittoria di domenica scorsa ad Agrigento, il coach Alessandro Ramagli. Il ritorno sul parquet di casa contro la capolista Agropoli, una delle due squadre che condivide la testa della classifica, sicuramente una squadra sorpresa in questo campionato, nessuno si aspettava all'inizio che potesse avere questo tipo di impatto. Giocano a pallacanestro molto poco convenzionale, una squadra molto solida al rimbalzo difensivo, soprattutto attraverso la capacità delle guardie di prendere rimbalzi, e questo significa poi poter correre in campo aperto, alzare i ritmi, giocare una pallacanestro molto aperta, di grande ritmo, di grande sprint. Non a caso sono la squadra che segna di più in tutto il campionato in situazioni di transizione, la squadra che tira di più in tutto il campionato da tre punti, quindi un attacco molto prolifico che si basa soprattutto sulle mani di Terence Roderick, giocatore che conosciamo molto bene, Jonathan Tavernari, un tiratore eccellente, e Mark Trasolini, uno dei centri più prolifici di questo campionato. Il supporting cast in realtà è un cast di assoluto livello, Santo Lamazza, un playmaker molto solido, le due ali forti, Spizzichini e Carenza, e i due ragazzi che arrivano dalla panchina, Bolpino e Di Prampero, sono giocatori che hanno saputo cogliere l'occasione e hanno portato questa squadra in testa al campionato. Quindi una partita molto importante, una partita credo anche molto bella da vedere, perché si troveranno di fronte due squadre che interpretano il basket in modo diverso, ma che sicuramente daranno battaglia per portare a casa due punti. Settimana è stata una settimana tradizionale, di ritorno da Agrigento abbiamo avuto soltanto la giornata di martedì mattina, essendo tornati nel pomeriggio di lunedì, che ha un po' cambiato, diciamo, la struttura della settimana. È stata una settimana dove abbiamo dovuto ancora un po' convivere con la situazione di Diliegro, anche se ha fatto qualcosina in più rispetto alle ultime settimane nelle quali c'era stata grande cautela durante gli allenamenti settimanali. Il gruppo ha lavorato con intensità. La qualità è stata discreta, anche se mi aspetto un passo avanti importante anche e soprattutto nelle sedute di allenamento, perché una squadra come la nostra deve nutrirsi delle certezze che arrivano prevalentemente dall'allenamento. Ma intanto credo che sia una partita di pallacanestro godibile, perché i nostri avversari giocano una pallacanestro molto aperta, ripeto, quindi una pallacanestro anche bella da vedere. Noi siamo una squadra dalla forte impronta difensiva e quindi faremo forza su questo aspetto. Sono chiaramente due modi di interpretare il basket diversi, ma è proprio per questo quando si incontrano due squadre che esercitano, cioè che utilizzano degli strumenti diversi, spesso e volentieri la partita è una partita interessante ed avvincente. Io credo che il pubblico di Siena abbia la competenza per capire questo, per non sottovalutare una capolista che è una capolista a sorpresa e magari anzi per essere proprio attirata e incuriosita dal veder giocare una squadra che si trova in testa al campionato contro la propria squadra, che è pronta a spendere fino all'ultima energia sul campo per provare a portare a casa la vittoria. Bene, siamo arrivati alla fine di sabato, lanciamo le nostre consuete rubriche, quindi Simonetta Losi con la sua lingua senese, la lettura di Francesco Ricci, la sua rubrica Le parole sono importanti, e Roberto Guigiani che ci racconterà che cosa fare in questo weekend. Col tempo e con la paglia matura la sorba e la canaglia. Con questo proverbio che è un invito alla pazienza, al lasciar scorrere le cose, al vedere come va, apriamo una puntata dedicata ai fiori e alla frutta.
Sono di stagione le mele, che notoriamente, mangiate una volta al giorno, levano il medico di torno. Ma sarà vero o anche questa sarà una presa per le mele? Sappiamo che in un cesto una mela marcia guasta anche tutte le altre. È il potere del male, pardon, delle mele. Come non si devono mischiare le mele con le 40 ore, non si devono neanche mischiare le mele con le pere. Diciamo che è un Macedonia che non dà nessun frutto. Una varietà di frutta molto apprezzata è la mela cotogna. Il cotogno è una pianta della famiglia delle rosacee, coltivata per i suoi frutti. È una delle più antiche piante da frutto conosciute. Era coltivata già nel 2000 a.C. dai babilonesi. Tra i greci era considerato frutto sacro ad Afrodite e in epoca romana era ben noto, venendo citato da Catone, Plinio e Virgilio. Un altro frutto gustoso è la pesca, ma se le pesche sono negli occhi è un segno di insonnia, di botte ricevute oppure di scarsa salute. Si dice che l'albero si riconosce dai frutti per indicare in positivo la bontà di chi ha prodotto certi eventi, certi risultati, anche certe persone. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata per parlare di un altro frutto molto gustoso, il fico. Alla prossima! Buon pomeriggio. Attilio Bertolucci, il padre dei registi Giuseppe Bernardo, è stato uno dei poeti più importanti del Novecento italiano. Bertolucci ha cantato in particolar modo Parma e le campagne parmensi, tanto forte è stato il legame con questo orizzonte, con questo angolo di mondo che rappresenta appunto per lui la terra nativa. Di conseguenza, quando nel secondo dopoguerra, per motivi di lavoro, ha dovuto lasciare Parma, i suoi figli ancora piccoli e l'adorata moglie Ninetta, ecco che la poesia è stata da lui chiamata a risarcire una perdita, a colmare questo vuoto. E proprio nel 1951, dunque a pochi anni dalla fine del conflitto mondiale, Attilio Bertolucci dette alle stampe la raccolta Lettere da casa. E all'interno di Lettere da casa compare anche una splendida poesia nella quale Attilio Bertolucci ritorna con la memoria ai suoi anni di studenti, ai suoi anni liceali, a quel trovarsi, ritrovarsi con i compagni in quei momenti liberi dallo studio, dallo stare nelle aule scolastiche. E questa poesia, che reca significativamente il titolo degli anni, è una poesia che da un lato canta proprio il venir meno di una consuetudine di vita con i suoi amici, dall'altro però esprime anche la convinzione profonda in Attilio Bertolucci che il tempo della perdita, il tempo della frattura, il tempo lineare si inserisce sempre all'interno di un tempo ciclico, un tempo fatto di ritorni, per cui, come un giorno ha detto addio a quegli amici, ecco che un giorno li ritroverà magari di nuovo ai tavolini di quel caffè frequentato durante gli anni della scuola. Gli anni. Le mattine dei nostri anni perduti, i tavolini nell'ombra soleggiata dell'autunno, i compagni che andavano e tornavano, i compagni che non tornarono più, ho pensato ad essi lietamente. Perché questo giorno di settembre splende così incantevole nelle vetrine, in ore simili a quelle d'allora. Quelle d'allora scorrono ormai in un pacifico tempo. La folla è uguale sui marciapiedi dorati, solo il grigio e il lilla
si mutano in verde e rosso per la moda. Il passo è quello lento e gaio della provincia. Sono esattamente 2 mesi che ho questa rubrica su Siena TV, colgo l'occasione per riproporre alcuni eventi di cui ho già parlato ma che sono ancora in corso e dunque potete visitare anche questo fine settimana. A San Gimignano fino al 6 gennaio alla Galleria d'Arte Contemporanea Raffaele Degrada prosegue Full Color, la mostra 130 fotografie dai colori inconfondibili, accessissimi, irreali di Franco Fontana, una mostra che ripercorre tutta la vicenda artistica di Fontana e naturalmente un'occasione per tornare in quella che è la città delle torri. Se invece siete appassionati di enogastronomia, a San Miniato, in provincia di Pisa, questo fine settimana e anche il 5 e il 6 dicembre, prosegue la mostra mercato del tartufo bianco, tantissimi stand nella parte alta del paese, tantissime occasioni naturalmente per assaggiare o degustare il tartufo, ma anche per tante altre cose, show cooking, spettacoli di cucina, si parla di prodotti tipici, presentazioni di libri, altri appuntamenti culturali, incontri, convegni, un programma veramente ricchissimo. Siamo sempre più vicino a Natale, ne ho già parlato anche la settimana scorsa, e sia a Chianciano Terme che a Montepulciano sono in corso di svolgimento nei fine settimana dei villaggi di Natale o di Babbo Natale, con tanti divertimenti, attrazioni e le casette o le bancarelle in cui si vende veramente tutto quello che può essere utile per regali, presepi, cene degli auguri, cenone della vigilia o pranzo di Natale. E infine a Siena, al Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo, è in pieno svolgimento Siena 2015, capitale italiana della cultura, con ben 3 mostre molto diverse fra di loro, una dedicata alla scuola di medicina fra 7 e 800, con 2 protagonisti insoliti, Napoleone Bonaparte e Paolo Mascagni, di cui ricorrono proprio i 200 anni dalla morte, una dedicata all'amicizia informale fra Alberto Burri e il grande critico d'arte senese Cesare Brandi, per cui sono esposte le opere di Burri, che fanno parte appunto della collezione Brandi, insieme a quelle di altri protagonisti del Novecento. E poi un'ultima mostra che è stata inaugurata 2 giorni fa, dedicata a Felice Tagliaferri e che ha per titolo La Chiesa dell'Arte. Bene, è tutto per Di Sabato, che torna come sempre Di Sabato. Grazie a chi ci ha seguito e buona giornata.